sì, l'hanno chiamata, sì, ci ho parlato pure Peppino, io. Peppino, Peppi! Ciao, ciao. Basta, auguri. Scusa, sindaco. Grazie, grazie tanto. Che deve andare in onda. La squadra! La squadra, la vita. Ma non lo so io le cose, come sei? Ciao, ciao. Carla? O Walter? Carla Borrega dove sta? Ma vicino a dove sono stati i voti di vista? Grazie, grazie, grazie. Ci siamo tutti quasi. Ecco poi qui. Peppino. Giratevi. Bello. La pelata, la pelata. Io non sono molto pronto però. Dottor Walter Catarra, il primo cittadino di Notaresco, il nuovo primo cittadino, possiamo dire che tra i tre litiganti il quarto gode? Sì, se vogliamo possiamo dire così. Noi dall'inizio abbiamo creduto in questa vittoria e a prescindere da quello che avrebbero fatto le altre liste, noi comunque saremmo andati avanti per la nostra strada. E vi posso assicurare che se di là ne fossero stati anche una sola avremmo vinto comunque, perché la squadra era buona, le persone erano grandi veramente, tutti quelli che ci hanno aiutato avrebbero vinto comunque, non ci sono dubbi su questo. Si aspettava un tale risultato? Beh sì, sì, devo dire la verità, noi lavoravamo per questo, lo abbiamo ottenuto, scusate un attimo, e vai col cappellino. Nella roccaforte del centro-sinistra queste elezioni sono davvero sconcertanti, si parlava di un caso unico per Notaresco. Sì, è stata una vittoria storica sul centro-sinistra che da 30 anni purtroppo, diciamo così, malgovernava. Noi abbiamo definito il malgoverno delle sinistre, però durante la campagna elettorale io ci ho tenuto molto a dire una cosa, che non era più neanche questione di centrodestra, di centrosinistra, era solo questione di uomini, e cioè di classe politica. Noi abbiamo avuto questo primo obiettivo, rinnovare completamente la classe politica di Notaresco, e ci siamo riusciti. Adesso noi eravamo una lista civica con connotazione di centrodestra naturalmente, con indipendenti dentro, e quindi la connotazione di centrodestra c'era, però ripeto, il nostro primo obiettivo era di ripulire la classe politica di Notaresco, non era di spazzare via il centrosinistra, questo è il succo, perché il centrosinistra, nel centrosinistra abbiamo degli avversari, degli ottimi avversari, e loro fanno la loro parte, noi facciamo la nostra. Abbiamo fatto per 30 anni l'opposizione, adesso la faranno loro, mi auguro, per 30 anni. Però ecco, diciamo, centrodestra, centrosinistra è naturale che sia così. Però gli uomini si sono comportati male, diciamo, nel governo della città. Con una bella squadra si potrà lavorare bene con loro? Sì, certamente, certamente. Mi chiedevano durante la campagna elettorale se avremmo avuto degli assessori esterni, eccetera. A meno che non me lo chiedano i partiti o i gruppi politici che ci hanno appoggiato, gli indipendenti, io ritengo che all'interno della squadra, i 16 candidati che hanno lavorato e che ci hanno portato a questo risultato, senz'altro ci sono tutte le capacità, tutte le professionalità per portare avanti l'amministrazione. Dimostreremo a chi diceva che non ne siamo capaci, che invece porteremo avanti l'amministrazione in maniera egregia. A chi vuole dedicare questa vittoria? Beh, guardi, in questi momenti di solito il pensiero corre a quelli che non ci sono più. Ai papale. Bravo. Una cosa sola, volevo dire una cosa, durante la campagna elettorale c'è stato uno degli avversari che ha avuto un problema fisico, lo volevo salutare e gli volevo dire forza, vai avanti che ce la farai. Dottor Lanfranco Venturoni, coordinatore provinciale di Forza Italia, a festeggiare una vittoria a Notaresco, una vittoria forse inaspettata. Una vittoria fortemente voluta, vuol dire che i sogni esistono anche le belle favole, quindi questa per il centrodestra di Notaresco sia stata proprio così. Abbiamo avuto un sindaco veramente eccezionale, una squadra favolosa che è stata unita e quindi l'unità ha vinto contro la divisione, questo è il punto fondamentale. Noi dicevamo prima tra i tre litiganti il quarto gode in questo caso. Sì, dicevo proprio questo perché
devo dire che noi siamo usciti da questa amministrazione per motivi non certo di poltrone, ma motivi prettamente politici. Abbiamo fatto un programma e detto ai nostri elettori che volevamo un autoresco migliore e gli elettori ci hanno premiato. Io credo che questo sia il significato politico maggiore che si può dare a questa elezione. Cosa può significare questa vittoria per il centrodestra e per Forza Italia che lei oggi qui rappresenta? Ma per noi è una vittoria importantissima, al di là di rafforzarci sulla comunità montana che è importante per tutta questa vallata del Vomano, ma è anche un modo per poter provare alla gente che il centrodestra sa governare. Io mi aspetto dai miei veramente 5 anni di buon governo e sono convinto di questo, sono convinto perché non solo il sindaco è una persona eccezionale ma tutta la squadra lavorerà insieme perché è nata proprio spontaneamente, sono veramente legati e penso che noi dovremo non solo vigilare ma soprattutto dare una mano a questa bellissima compagine. Questa volta si finirà il mandato secondo lei? Questo non c'è dubbio, credo che il nostro obiettivo non è finire il mandato, è riconfermarlo la prossima volta anche con 2 schieramenti, dove da una parte il centrodestra, da una parte il sinistra, il centrodestra che vince. Il coordinatore di Forza Italia di Notaresco festeggia e applaude a questa bella vittoria. Sì, abbiamo vinto, però bisogna lavorare molto per questo comune, quindi diciamo che oggi è stato un primo passo per arrivare a dare a questo comune quello che merita. Perché? Notaresco ha vissuto dei brutti momenti in questi ultimi mesi, il commissariamento, c'era bisogno di una svolta e Walter Catarra ha rappresentato la novità. La novità è un candidato nuovo di Forza Italia che ha saputo portare la gente alle urne e dargli la fiducia, quindi speriamo in lui anche durante questa amministrazione di portare anche ancora avanti questo rinnovamento che è stato quello della vittoria. Grazie. 100 preferenze penso di sì. Nella lista di Catarra c'è anche una donna, Ettore Concetta, ha avuto un buon risultato, cosa si sente dire a caldo? Allora, al caldo innanzitutto dico che sono fortemente emozionata, ho anche carenza di voce, comunque è stato un grandissimo risultato perché alla mia prima candidatura rappresento il partito di Alleanza Nazionale, penso che con 100 preferenze dovrei farcela e quindi sarò la prima consigliere donna della provincia di Teramo di Alleanza Nazionale. Prometto proprio di rappresentare questo partito con dignità e con grande determinazione. Ecco, donna in politica, ci vuole del coraggio per poi scendere direttamente nell'agone politico? Certamente sì, e poi soprattutto ecco, esporsi proprio con un partito politico ci vuole tantissimo coraggio, ecco questo è una scelta ed è, come ho già detto, il mio primo impegno pubblico, ma senz'altro lo svolgerò con determinazione, con coerenza e con correttezza.